Siamo con Gianfranco Valiante, il neo eletto sindaco di Baronissi, a cui vogliamo rivolgere queste domande. Come diventare, se possibile, una personalità carismatica alla guisa di Berlinguer? Una domanda da 100 milioni di dollari. Beh, di Berlinguer ce ne sono pochi, ce ne sono stati pochi, una pagina fondamentale, importante della storia d'Italia, in un periodo particolare, insomma, è stato un protagonista della vita politica insieme ad Aldo Moro, ad altre personalità, insomma, ha segnato la storia del Partito Comunista, ma al di là dell'aspetto politico anche l'aspetto profondamente intellettuale, culturale, la compostezza, lo stile di far politica, i valori, credo che siano un esempio, che debbano essere un esempio per tutti noi. È una delle grandi personalità del secolo scorso che hanno fatto la storia, che sono vanto del nostro paese. Mi piacerebbe che fosse raccontato concretamente nella sua storia, nella sua vita, a tanti giovani, mi riferisco ai ventenni, ai trentenni, che probabilmente vivono una dimensione diversa della politica. Ricordiamo questi grandi personaggi come Berlinguer con tanta nostalgia, e forse se vivessero al giorno d'oggi sicuramente il nostro paese sarebbe molto diverso. Grazie. Come politico come Berlinguer a un politicante o comunque a una persona che si intende di politica oggi? Ma io credo che basti guardare la sua compostezza, il suo modo di porgere, i grandi ragionamenti anche da intellettuale, la cultura politica, il senso dello Stato, il senso delle istituzioni, il rispetto per la cercare che mancano purtroppo nella vita di oggi. Nel segno di Berlinguer, cosa proporrebbe per la vostra Baronissi, cosa proporrebbe per la sua Baronissi? Segno di Berlinguer, innanzitutto la chiarezza, l'onestà, il ritornare tra la gente, il parlare chiaro ed anche la capacità di interloquire con tutti i mondi della politica e delle istituzioni. Credo che queste siano fondamentali doti nel rispetto anche dell'opinione dell'avversario politico, che non va visto mai come un nemico, ma anche l'avversario politico con le sue opinioni e con le sue modi di vedere può essere un arricchimento per chi fa politica e per chi è nelle istituzioni. Siamo con Giovanna. Grazie. Tuda, sociologa, docente all'Università di Salerno. Alla luce anche del femminismo e della questione della violenza di genere, cosa potrebbe dire alle donne oggi l'eccelsa figura di Berlinguer? Berlinguer ci può insegnare tanto, perché in realtà aveva affrontato dei temi anche come quello della violenza in una maniera contemporanea, per cui riprendere i suoi insegnamenti sarebbe veramente l'ideale. È stato un intellettuale illuminato che può darci tanto come strategia anche di percorso rispetto a certe politiche, soprattutto la violenza, ma soprattutto l'emancipazione femminile, che relegava nell'ambito familiare, che secondo me è molto importante. Secondo lei all'Università di Salerno è ricordato e esaltata la figura di Berlinguer? Guardi, io non sono una storica, per cui non saprei dirle, forse bisognava chiederlo ai colleghi storici. Sicuramente, per quanto mi riguarda, facendo parte dell'OGEPO, che è l'osservatorio di genere, se non è stato fatto finora, mi prenderò anche l'onere, l'onore di attivare un percorso che possa ricordare anche gli insegnamenti che questo grande... Michele Pirone, sindacalista, come si inserisce la bella figura, la bella persona di Berlinguer in una realtà abbastanza provinciale, forse come quella di Penta e di Fisciano? Beh, insomma, Penta è una città, un borgo che ha una tradizione democratica ultracentenaria. A Penta negli anni del fascismo si festeggiava il 1° maggio, forse era uno dei pochi posti in Italia dove si festeggiava il 1° maggio. La figura di Berlinguer non poteva essere ricordata in un posto migliore di quello di Penta. Proprio perché Penta, insomma, è stato uno dei fulcri della zona
del comunismo italiano, ma anche della democrazia italiana, appunto per i fatti che ricordavo prima. Che senso ha festeggiare ancora il primo maggio, una festa dell'unità, qualche festa di partito essenzialmente oggi? Ma sono due cose diverse. Il primo maggio è la festa dei lavoratori. Fin quando ci sarà un solo lavoratore, fin quando ci sarà la forza lavoro... Organizzare una serata, evento come questa in una piccola piazza di Penta? Al di là del luogo che è stato scelto dal comitato organizzatore, credo che comunque è stato un momento di arricchimento per tutti quanti hanno ritenuto di partecipare a questo incontro, soprattutto perché a distanza di 30 anni ci troviamo con una fascia intera di popolazione, soprattutto quella più giovane, che non ha avuto neanche la possibilità di conoscere se non attraverso la stampa, i mass media e anche i libri di storia, alla figura di Enrico Berlinguer. Credo che, così come si è articolata la discussione, ne è venuto fuori una ricostruzione che ha toccato gli aspetti anche della persona, dell'uomo, oltre che del grande condottiero di un partito importante come il Partito Comunista Italiano. Sicuramente Berlinguer ha determinato una crescita verso l'avanzata democratica dello stesso Partito Comunista, che sotto la sua guida ha reciso il cordone ombelicale con l'Unione Sovietica e ha guardato con interesse al bacino europeo, ad un comunismo e ad un socialismo dal volto democratico. Credo che da lì poi sono nati i germogli che hanno portato oggi ad un incontro forte tra i due partiti popolari di massa di un tempo, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, socialisti e cattolici, che condividendo e vivendo di fronte a un orizzonte comune hanno dato vita all'unico partito che può ridare speranza al nostro paese, che è il Partito Democratico. Il rapporto tra Berlinguer, il territorio e l'università che cresce, è ancora attuale il pensiero di Berlinguer da riportare nelle aule? Io credo che, come ho cercato di dire prima molto sinteticamente, il messaggio e l'insegnamento di Enrico Berlinguer è stato così vasto e così profondo che per tanti aspetti basta parlare della questione morale insieme a tante altre vicende poste più di 30 anni fa per vedere come è ancora attuale oggi e come ancora il paese non ha saputo imboccare la strada giusta per bypassare e uscire fuori da una serie di difficoltà, quando le istituzioni dovrebbero essere poi da esempio in relazione agli stili di vita ed in relazione all'esempio che dovrebbe essere dato alle comunità amministrate. Lei condivide dunque questa scuola di partito con Bassolino. Che rapporto ha le istituzioni di una volta e le istituzioni attuali? Ma la istituzione come tale dovrebbe assolvere sempre la stessa funzione, cercare di metabolizzare le istanze che vengono dal basso ed attraverso la politica, la buona politica, attrezzare le risposte da fornire ai bisogni rappresentati. Se viene meno a questa funzione, ovviamente l'istituzione avrebbe neanche motivo di esistere e di essere punto di riferimento per ogni comunità. È ancora utile la scuola di partito per le nuove leve, per le giovani generazioni? Diciamo che oggi si parla in termini completamente diversi e oggi la telematica ha rivoluzionato un poco anche l'approccio rispetto ai grandi pensieri ideologici dell'Ottocento. Sicuramente vi è una realtà molto più dinamica. La globalizzazione ha cambiato un poco anche gli orizzonti e gli approcci verso i problemi. E le scuole di partito hanno avuto un ruolo importante in un certo momento storico, hanno svolto la loro funzione. Oggi è lasciato molto più alla capacità e alla sensibilità dei singoli di elaborare, di approfondire certe tematiche. Perché quello che sicuramente non va bene è accostarsi a tutte le scommesse che la vita
ci pone davanti in modo superficiale ed approssimativo. Quando o attraverso una scuola, come la vogliamo chiamare, o attraverso comunque un approfondimento delle vicende umane che accompagnano poi la storia degli uomini, credo che il cittadino si pone in termini sicuramente più critici, ma anche da un punto di vista elaborativo più proficui rispetto alle problematiche e alle dinamiche che la società moderna pone davanti a tutti quanti. Quale orizzonte delle attese, quale panorama ha il personalismo in politica oggi e domani? Beh, credo che dovrebbe essere, secondo la visione che ognuno ha, insomma, io sono contro il personalismo in genere della politica e quindi credo che debbano essere interpretate le istanze delle masse, della collettività, dei più, e cercare di attrezzare risposte che abbiano il carattere della globalità e che guardino alla generalità dei problemi. Come mai organizzare un evento a Penta di così grande portata e rilevanza storico-politica? Ma con Berlinguer noi avevamo, l'ho già detto nel mio breve intervento, un feeling, un rapporto particolare, perché i giovani di Penta scrissero a Berlinguer anni fa dove avevano bisogno, per fare un giornalino, avevano bisogno di un ciclostile. Lui rispose a questa lettera di proprio pugno dicendo che avrebbe soddisfatto nel migliore dei modi possibile tale richiesta. E lo fece e mandò una ragazza, una dirigente del PC qui in questa piazza a consegnare il ciclostile ai ragazzi e fu un dono che aveva fatto in poche realtà della Campania, era successo. Di lì si creò un feeling, un legame particolare con Enrico Berlinguer. E da allora abbiamo sempre proseguito nel suo ricordo. Michele Pirone, sindacalista, come si inserisce la bella figura, la bella persona di Berlinguer in una realtà abbastanza provinciale, forse come quella di Penta e di Fisciano? Beh, insomma, Penta è una città, un borgo che ha una tradizione democratica ultracentenaria. A Penta negli anni del fascismo si festeggiava il 1° maggio, forse era uno dei pochi posti in Italia dove si festeggiava il 1° maggio. La figura di Berlinguer non poteva essere ricordata in un posto migliore di quello di Penta, proprio perché Penta, insomma, è stato uno dei fulcri della zona del comunismo italiano, ma anche della democrazia italiana, appunto per i fatti che ricordavo prima. Che senso ha festeggiare ancora il 1° maggio, una festa dell'unità, qualche festa di partito essenzialmente oggi? Ma sono due cose diverse. Il 1° maggio è la festa dei lavoratori. Fin quando ci sarà un solo lavoratore, fin quando ci sarà la forza lavoro, il proletariato, è necessario festeggiare il lavoro per tutte le cose che esso rappresenta. E chi oggi vuole, chi oggi pensa che può bypassare il mondo del lavoro rivolgendosi direttamente alle masse, fa un grosso errore e rischia di portare l'Italia nel populismo più bieco. Anche se il lavoro oggi latita e latente? Anche se il lavoro oggi è latente soprattutto perché le classi forti, i poteri forti hanno pensato che si potesse fare a meno del lavoro e che la finanza e il mercato potessero da solo regolarsi. È stato un grande errore e oggi ne paghiamo le conseguenze. Dobbiamo invertire la rotta. Grazie.